per me il rugby finora è stato probabilmente uno stile di vita o comunque la mia vita. È da quando ho 7 anni che gioco a rugby, quindi vabbè, ormai sono 24 anni circa, e diciamo che ha condizionato un po', vabbè, in maniera positiva la mia vita, perché ho sempre fatto tutto rispetto appunto al rugby. Ho iniziato a giocare a rugby a 7 anni e mio fratello ha iniziato tipo pochi mesi prima, io ho iniziato subito dopo di lui, quasi come una sfida insomma, dovevo essere meglio di lui anche nel rugby, nello sport. Il mio esordio nazionale è stato a Roma contro la Francia e sì, avevo compiuto da poco 18 anni, è stata una partita super emozionante, eravamo un gruppo molto molto giovane quella partita e c'erano 4 o 5 esordienti insomma, quindi una grandissima emozione. Quella partita l'abbiamo persa, però diciamo che avevamo giocato bene insomma. La sera del 26 agosto probabilmente sarà molto dura per me, penso, perché ho deciso di smettere e quindi diciamo che il 26 agosto si chiuderà una parte della mia vita probabilmente, insomma. Quindi da una parte super emozionata, invece dall'altra sarà dura. Lasciando il gruppo mi piacerebbe, o penso di aver lasciato comunque un po' di passione, e vabbè, ma come tutte le ragazze che sono all'interno di questo gruppo. E mi porto via delle bellissime emozioni, delle bellissime amicizie, delle vere amicizie che vanno anche al di là ormai di quello che è il contesto rugby, e sicuramente una parte importante della mia vita.